Audio Jungle. Buonasera, bentrovati amici di TV6, un nuovo appuntamento con WISP per tutti estate. Parliamo della WISP, dell'Unione Italiana Sport per Tutti, questa edizione estiva condotta dal sottoscritto. Poi a settembre tornerà la padrona di casa incoronata Ronziti, che ovviamente salutiamo. E noi continuiamo questo viaggio in questa calda estate nella nostra regione per andare a conoscere gli sport, le discipline sportive, gli avvenimenti che porta avanti proprio nel periodo estivo, ma non solo, la WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, Abruzzo e Molise. E questa sera parliamo di atletica, lo facciamo con chi di atletica davvero si intende, con chi l'ha praticata e la pratica ancora, ovvero Alberico Di Cecco, un amico della nostra trasmissione di TV6 e della WISP, che è il responsabile del settore atletica della WISP, appunto. Buonasera Alberico. Buonasera Paolo, buonasera a tutti i nostri tantissimi telespettatori. Tra l'altro conduttore della trasmissione che va in onda sempre su questa emittente Correre per Sport. Noi dobbiamo correre a tal proposito, Alberico, perché il tempo a disposizione è sempre poco e, come si suol dire, anche tiranno. Dunque abbiamo 15 minuti per parlare del settore atletica della WISP, che è un settore importante, che ha tanti iscritti, e di quello che state facendo già da qualche diciamo mese con la riapertura, diciamo, dell'attività sportiva dopo l'emergenza sanitaria, che è ancora in atto. Però da qualche settimana sono riprese le attività, soprattutto Alberico, sono ripresi gli eventi, è quello che più conta. Ma Paolo, assolutamente sì, devo dire che abbiamo passato veramente un brutto momento in cui non si sapeva cosa fare, non si poteva materialmente fare quasi nulla. Abbiamo cercato di reinventarci, di andare nel mondo del, diciamo, del virtuale, con le virtual, con i collegamenti diversi, eccetera. Adesso però WISP Abruzzo e Molise è praticamente ripartito, potremmo cominciare a parlare di momento post-pandemico, proprio perché il governo ci consente di organizzare eventi, non solo e non più solo quelli di preminente interesse nazionale, ma anche quelli di carattere ridotto e territoriale. E devo dire che il miracolo è avvenuto, nel senso che si è vinta la paura e lo scetticismo non solo degli atleti, che comunque riscoprono proprio di gara in gara la voglia e la sicurezza, tra l'altro, del contatto con le altre persone. E non era scontato, perché c'eravamo quasi disabituati da questa, dalla socializzazione. E dall'altra, l'incremento dei numeri delle adesioni alla partecipazione stimola gli organizzatori a tornare a mettersi in gioco senza la paura di fallire, senza la paura di fare investimenti che poi non vadano a buon fine. Quindi sono felice, ma soprattutto sono anche felice del fatto che abbiamo messo a punto un protocollo in piena sicurezza, che in tutte le manifestazioni che si sono svolte finora ha avuto veramente un esito positivo. Di fatto anche il discorso Green Pass, che è l'ultima tappa delle tante restrizioni, ha di nuovo individuato negli sport individuali, e quindi nell'atletica leggera in particolare, un veicolo talmente sicuro da non interessarlo a questo aspetto. È stata una grossa risposta, e noi l'abbiamo anche testimoniato con le nostre trasmissioni, con i nostri speciali sugli eventi WISP, una grande risposta, diciamo, di appassionati, di sportivi alle manifestazioni che avete fatto fino ad oggi, forse anche al di là delle più rosee aspettative, Alberico.
Assolutamente sì, Paolo, devo dirti con grande soddisfazione che siamo gli unici ad essere ripartiti, gli unici ad essersi inventati un veicolo per aiutare e sostenere gli organizzatori. Non possiamo fare paragoni con gli altri proprio perché il nostro calendario, che è fitto di eventi nella settimana di Ferragosto, dalla settimana di Ferragosto ce ne sono praticamente un giorno sì, un giorno no. Abbiamo dovuto cercare addirittura di diluirli nel tempo. La federazione e gli altri enti di promozione probabilmente si sono un attimo guardati intorno, non si sono reinventati come abbiamo fatto noi, e di fatto siamo gli unici attivi. E lo siamo sempre di più, ed è veramente una grande soddisfazione che va condivisa chiaramente con tutto il Comitato WISP Abruzzo e Molise, ma in generale con tutti gli organizzatori e tutti gli atleti che partecipando e organizzando ci danno grande fiducia. Ci sono stati diversi eventi fino ad oggi, soprattutto nel mese di luglio e nei primi giorni di agosto. Ne vogliamo ricordare qualcuno anche importante e significativo? Ma nel mese di agosto io partirei addirittura da fine luglio, nel senso che abbiamo messo proprio su strada la gran fondo più importante del Gran Sasso, l'ultramaratona di 50 km, che ha avuto un sacco di difficoltà e di perplessità. Poi invece è stato un vero e proprio successo con persone che sono venute proprio da tutta Italia, e anche lì stiamo proprio aspettando la scadenza del 21° giorno per festeggiare la riuscita delle nostre norme anti-Covid. Ricordo che dopo 21 giorni praticamente si dichiara concluso un protocollo e quindi esclusa la possibilità di qualunque focolaio diciamo, del virus. Ad agosto abbiamo delle manifestazioni, abbiamo già avuto delle gare importanti. Rientrerà il 20 la notturna Triana, rientrerà il 22 la Scarpinata Farese. A seguire poi c'è una nuova manifestazione a Tornareccio, e via dicendo, fino ad arrivare poi al clou diciamo, del nostro calendario, che prevede, come al solito, e di nuovo la grande maratona di Pescara, che è un po' l'evento che ci caratterizza, il bigliettino da visita dell'Abruzzo in tutta Italia, dell'Abruzzo WISP ovviamente in tutta Italia. Alberico, prima parlavi e hai fatto bene ad accennare a questo del Green Pass che dal 6 agosto è entrato in vigore. Vogliamo un attimo spiegare anche a beneficio dei nostri telespettatori e di chi vuole partecipare alle manifestazioni, insomma, come funziona e qual è il collegamento che c'è tra queste manifestazioni ed il Green Pass. Allora, ti ringrazio di questa domanda che ci permette veramente di fare informazione, perché per quanto riguarda l'utilizzo del Green Pass, il governo, dopo aver emesso il decreto, si era diretto sulla richiesta del Green Pass anche per la partecipazione agli eventi, sia al chiuso che all'aperto. Poi c'è stata, infatti, la WISP aveva già attrezzato una circolare ufficiale nella quale si richiedeva di inserire a livello organizzativo la richiesta del Green Pass per poter accedere alla partecipazione. Quindi parlavamo non solo di atleti, ma anche di pubblico. Invece poi, proprio il giorno in cui è entrato in vigore il decreto, c'è stata diciamo, una importante evoluzione che ha consentito invece agli sport all'aperto, e quindi all'atletica leggera, al podismo in generale, di non dover esibire né dimostrare di essere in possesso di Green Pass, ma la partecipazione è di fatto completamente libera, non solo per gli atleti ma anche per il pubblico. Quindi sta di fatto che oggi si può partecipare, si può prendere parte ad un evento di podismo e di atletica leggera all'aperto, sia se si è in possesso di Green Pass, sia se non si è in possesso di Green Pass. E superando decisamente tutti gli aspetti etici, polemici, eccetera, di questa situazione, io direi che è un grande riconoscimento, come dicevo prima, agli sport individuali e ai comitati seri come la WISP, che diciamo, autorizza e si impegna in prima persona ad organizzare, perché se è così, al di là, ripeto, di tutti gli altri aspetti, vuol dire che lo sport individuale ha dimostrato e dimostra di essere uno sport che si può svolgere seguendo le linee guida WISP e le restrizioni governative in piena e massima sicurezza.
Benissimo, così abbiamo chiarito anche questo aspetto, Alberico, perché c'era anche un po' di confusione che si era ingenerata nei giorni scorsi proprio relativa all'obbligo o meno del Green Pass. Ci avviamo verso la conclusione della nostra trasmissione, però abbiamo ancora qualche minuto. Io vorrei tornare un po' all'inizio. Tu parlavi insomma di questa ripresa, di questo ritorno alle attività, di quelle che saranno le manifestazioni che ci saranno nella seconda parte dell'estate e poi anche in autunno. Però io vorrei anche che parlassimo, Alberico, della struttura del settore atletica della WISP, perché Alberico Di Cecco può contare su una grande squadra, permettimi di dire questo, su tanti collaboratori, su tanti volontari, su tante persone che amano la WISP e amano lo sport. Allora, io credo che il lavoro che sono riuscito a fare negli anni è andato proprio in questa direzione, cioè cercare di creare una squadra che non dipendesse dal coordinatore o dalla persona tuttofare, ma una squadra capace addirittura di andare avanti da sola, di acquisire delle competenze e delle capacità organizzative, oltre che appunto istituzionali. In tutto questo devo ringraziare Alberto Carulli, che mi ha proprio insegnato la strada della qualità. Abbiamo voluto formare un gruppo giudici che oggi è veramente il fiore all'occhiello della struttura di atletica regionale, ma formarli con dei corsi veri, con anche delle esperienze in campo da maturare prima di acquisire la possibilità di avere il cartellino da giudici. Devo dire, grazie ad Alberto, abbiamo avuto per la prima volta 5 anni fa la possibilità di rimborsare anche economicamente almeno il viaggio di questi super volontari che ci danno la possibilità di essere quello che siamo, e oggi possiamo contare su un gruppo giudici allargato di 18 titolari, ma di questi 18 devo dire che al mio fianco c'è sempre Mauro Pingiotti, che è un po' il vice coordinatore del settore di attività di atletica leggera, Enrico Santini, e ci ha sempre dato una mano Linda Conti. È una struttura complessa nella quale tutti sanno fare tutto e ognuno di noi è capace di reinventarsi in ogni manifestazione. Tutto questo, devo dire, è cresciuto anche grazie all'immagine della WISP, perché quello che io ricordavo essere un comitato di non so che cosa, poi negli anni è diventato un qualcosa che è presente nelle nostre case, nel nostro stile di vita, perché Alberto ha sempre creduto anche in quella che è l'immagine della WISP. E allora siamo entrati letteralmente... La comunicazione è stato, diciamo, un precursore nel puntare sulla comunicazione per la WISP. Esattamente, la comunicazione ci ha dato la possibilità di farci conoscere e far conoscere quello che facciamo, e questo significa grande credibilità non solo negli atleti e negli organizzatori, ma anche nelle istituzioni. Oggi io lo vedo quotidianamente in qualunque comune, in qualunque questura, in qualunque prefettura o palazzo, regione, provincia, noi entriamo, siamo la WISP, abbiamo delle credenziali ed abbiamo veramente la massima collaborazione, perché quello che facciamo è serio, è cristallino ed è concreto. Per chiudere, Alberico, abbiamo pochi secondi, vogliamo ricordare, lo facciamo sempre in questi appuntamenti, per chi volesse avvicinarsi al mondo della WISP, in questo caso al settore dell'atletica della WISP, cosa deve fare, a chi si deve rivolgere, diamo qualche riferimento proprio in chiusura. Allora, abbiamo una pagina Facebook, Atletica WISP Abruzzo e Molise, che riusciamo, e di questo ringrazio sia tutti gli organizzatori ma anche Alessandro Maselli, che cura l'immagine di tutto il comitato, Atletica WISP Abruzzo e Molise, che è continuamente aggiornata, ci sono tutti i nostri recapiti e il modo per contattarci. Abbiamo anche il sito dell'Atletica WISP Abruzzo e Molise, che è aggiornato e ci sono tutte le modulistiche e tutti i contatti per poter aderire. E ovviamente da tutte le parti dove vi girate ci sta la possibilità di contattarci. Siamo anche dotati di una sede vera e propria, e non è scontato neanche quello, perché comporta per il nostro comitato un grosso sforzo anche economico. In via dei Pelini 24-26 abbiamo una sede bellissima con degli uffici aperti, non dico 24 ore su 24, ma dalla mattina alla sera c'è qualcuno che lavora per noi e ci accoglie. Quindi ci saranno, andate a Pescara in via dei Pelini, troverete Umberto Capozucco, Alberto Carulli o comunque a turno tutti i nostri coordinatori che vi sapranno
dire, instradare e dare anche consigli per chi vuole fare ma non sa come fare. Benissimo, grazie anche per queste cosiddette informazioni di servizio che sono sempre utili. Grazie a Alberico Di Cecco, Grazie a te, Paolo. responsabile del settore atletica della WISP Abruzzo e Molise. Grazie per aver accettato il nostro invito. Si chiude qui l'appuntamento di questa sera con WISP Sport per tutti estate. Appuntamento alle prossime trasmissioni. Buona serata. Audio Jungle.